commissario Montalbano? In persona, s'accomodi. Grazie. Sono mortificato per aver alzato la voce. Ma non capivo quello che il suo agente mi diceva. Ma che, straniero? Lasciamo perdere, mi dica. Mi chiamo Davide Griffo. Vivo e lavoro a Messina. Invece qui a Vigata abitano i miei genitori. E io sono in pensiero per lui. Vieni con me, va, che ti affido una missione importante. Cari, che c'è? A Monini. A me, dottore? Una missione importante. Una missione importante, sì. Dai. Cari, entra. Sì, sì. Vedi quel computer? Sì, sì, bello, dottore. Ah, travagliaci. Mi devi dire tutto quello che c'è sta dentro. Mi controlli anche questi dischetti e questi, come si chiamano? CD-ROM, dottore. Ecco, bravo, te li vedi tutti. E poi mi fai un bel rapporto, chiaro? Sì. Dottore, magari i videocassette ci stanno. No, i videocassette li lasci stare. Buon lavoro, Catarella. Grazie, dottore. Oh, madonna, Catarella. Ai comandi, dottore. Ma ancora qui stai? Sto per finendo, dottore. Mi bastano ancora un 2 orate. Quando io ti dico di fare una cosa, non è che tu devi proprio... Vabbè, ti lasciamo vedere, ah. Fammi vedere quello che hai trovato. Dottore, ossia vuole che ci parlo con parole tecniche o parole semplici? No, semplici, semplici. Allora ci devo dire che in questo computer non c'è una benemata minchia. Nell'hard disk lui ci teneva una cosa che sta scrivendo. Che cosa? A me mi sembra un libro romanzo, dottore. Ah, e poi? E poi la copia di tutte le lettere che ha scritto e di quelle che ha ricevuto, che sono tante. Affari? Affari? Quale affare affari, dottore? Lettere di Pilo sono. Non ho capito. Lettere d'amore. Ma non proprio, dottore. Ho capito, Catarè. Senti, invece quei dischetti che ci teneva? Cose vastate, dottore. Fotografie di mascolo con femmine, femmine con femmine, mascolo con mascolo, femmine con armali. Capito, Catarella. Stampami tutto. Tutte, femmine con uomini, uomini con uomini. No, Catarè, il libro romanzo e le lettere. Ah. Però prima di ogni altra cosa vieni con me al bar che tu prendi un cappuccino, un paio di cornetti. Sei comodo. Grazie. Questo è il tuo Severio Crucillà, che è stato e continua a essere il pace spirituale di Apichino, il mio nepotuzzo santo, calunniato e perseguitato dagli infami. Per fortuna la fede che lo sostiene. Io colgo il disturbo. Lei mi accompagna, vero, Don Severio? Prende qualche cosa, No, grazie. Dottore, certamente lei è curioso di sapere perché io l'ho voluto vedere, no? No. No, no. Ma, senta, ma lei che sa dire solamente no?